L'obiettivo è l'anima. Roby Novello, fotografo, Gianni Regalzi, poeta. Poeta di una lingua nostrana, alessandrina. Cominciamo con Roby Novello. Cosa ci dice delle sue fotografie particolarissime? Quando è venuta l'idea? A questo progetto di questo simbiosi, questa collaborazione tra l'arte fotografica e l'arte della poesia dialettale, in questo caso, nasce nel 2006, perché all'epoca io facevo fotografo come freelance per la rivista Il Piccolo e mi trovavo in queste vie che c'era la festa del Borgo Rovereto e mi trovavo in queste vie a fare degli scatti per il giornale. Ormai in giornata inoltrata quasi verso sera stavo cercando ancora qualche scatto qua per queste vie del centro. Quando mi trovavo in via Volturno ho sentito una voce che mi sembrava familiare. Allora mi sono avvicinato a questo cortile, entro dentro e vedo in un piccolo palco, in un angolo del cortile, Gianni Regalzi che stava recitando questa poesia, Profumo e Rosmarè, che è la prima poesia che è del libro, dove nasce proprio l'idea di questo libro. E questa poesia, dato che siamo anche cugini, per cui questo cortile di cui lui racconta in questa poesia era molto familiare. E lì ho avuto l'intuito, perché io dico sempre in tutti i miei interventi che l'arte nasce sostanzialmente da un intuito. Ma il bello è che quando Roberto mi ha detto, Gianni, ho pensato di fare un libro con le tue poesie con le mie fotografie. La mia risposta è stata immediata e gli ho subito detto, ma la speri, cioè praticamente pensai fosse una cosa al di fuori che non si poteva fare, con perseveranza, con costanza e con tanta volontà Roberto è riuscito a realizzare questo libro. Praticamente io ho dato soltanto il titolo dei temi, lui l'ha sviluppata con la fotografia. Le poesie sono tutte in dialetto alessandrino, la zona a cui fa riferimento queste poesie è proprio via Volturno, dove io sono nato. Il soggetto che trovate nelle fotografie appunto è la mia casa, il mio cortile, cioè la nostra casa, il nostro cortile. E da lì è nata questa idea qua. Di solito cosa succede? Chi scrive versi si ispira a una foto, una persona, un paesaggio, una donna, un bambino, un figlio, un animale. In questo caso è stato il contrario. Roberto ha avuto l'idea di creare un qualche cosa di particolare leggendo i miei versi e per me è stata una grande soddisfazione. Ma Gianni Regalzi, che cosa pensa quando scrive poesie in dialetto alessandrino? Gianni Regalzi pensa in dialetto alessandrino. Cosa scrive? Scrive quello che viene dall'anima, giustamente il titolo dell'obiettivo dell'anima. Sono dei flash, sono dei ricordi dell'infanzia, sono qualche cosa che fa parte delle mie radici, sappiamo bene che un albero che possa tendere i rami verso il futuro deve attingere in qualche modo con le radici del passato e qui fa tutto, quasi tutto esclusivamente riferimento al passato. Allora ci provo, Lasmi cantè per te. Questa è una poesia di solito. D'amore, com'è qui? Bellissima questa domanda, perché mi dà questa opportunità. Di solito un dialetto si scrive rappresentazioni di zone particolari, si parla anche un po' in volgare, che va bene, però non bisogna eccedere. Io invece ho tentato di parlare d'amore in dialetto alessandrino e devo dire che in qualche caso è riuscito, in particolare questa poesia, Lasmi cantè per te una volta cura, è dedicata a mia moglie ed è molto bella, tolta un sonetto, mi fa piacere, se vuoi leggerlo oppure se vuoi la leggo io. Volentieri, anche perché no, io non posso leggerla perché sennò mi chiudono il giornale. Allora, invece detto in dialetto vero. Tutto più qui è mia moglie che mi chiude la porta ad entrare in casa, quindi qualche cosa che non c'è. Adesso vado a cercare. Bella la poesia da dedicare a una moglie, di solito certo, si dedicano certo. Alle amanti, invece vedi, ma questa volta siamo. Sì, mia moglie, ma di solito le poesie, ma chi le dedicate? Ma si dedicano ad un'idea, ad un pensiero, ad un miraggio, ad una musa magari esistente, non necessariamente ad una persona ben precisa. Dopo lei fa Roberto. Dopo, scusate, ecco una cosa che manca in questo libro, eccola qua. Lasmi cantè per te. Lasmi cantè per te. Una volta ancora, quella canzone che ho scritto 11 anni fa, quando ho visto la mattina buona, e mi sono subito a te innamorato. Al fa, ma tanta frici che non mai vede, la galaverna con un soffiaggio sa, la disegnava proprio come insinuale, e il fiume più bello è quello che ti prana. Le staccia proprio tonta l'emozione e senza non capire pensare un momento scrisse ma per te sta canzone adesso che i miei capi sono grisi e ormai è più non da quella volta la vuoi cantare per te finché me la visse
Ecco, questa è una canzone. È una canzone bellissima che noi tradurremo sotto, con i titoli sotto pressione, cioè tenteremo di tradurre. Ah no, ma c'è la traduzione, in ecco, mondo c'è la traduzione. C'è la traduzione in normale, per esempio, ecco. Però, se qualcuno poi vuole vedere il libro, di non andare in fondo, di cercare prima di decodificare, di capirla in dialetto e poi magari andare a leggere in italiano, perché purtroppo in dialetto è in metrica, insomma c'è una certa musicalità, traducendola in dialetto c'è una certa musicalità, perché è nata in dialetto, tradotta in italiano perde il 90% della musica, dell'armonia, della metrica, perde quasi tutto, anche se il concetto è intrinseco, però insomma una cosa è sentire, anche magari non capire qualche parola, ma sentire la melodia del verso è meravigliosa. E poi se uno proprio non capisce niente, poi la traduzione in italiano. Discorso per te. Bello, noi ricordiamo a chi non conosce Gelindo ad Alessandria, che è una delle cose più popolari che noi abbiamo, e chi invitiamo a dicembre, quindi non solo conoscere il dialetto alessandrino con tante bellissime poesie, che ci sono storiche, tra cui abbiamo conosciuto un nuovo poeta, Gianni Regalzi, e che a noi era sconosciuto, ma magari sicuramente ha un grande percorso. Sono sempre stato con il sempre cercato di trarmi l'ombra, e grazie a Roberto, io mi stavo nel mio angolino in Scienze. Ecco, e invece adesso va in tutto il mondo. E allora passiamo, perché il servizio poi diventa veramente un po' troppo lungo per YouTube, non tanto per noi, a Roby Novello, che concluderà innanzitutto per farvi conoscere dove vi possono trovare, darvi tutti gli indirizzi eccetera, e chiudiamo con questo bellissimo titolo, L'obiettivo è l'anima, spiegandolo con la foto. Che cosa pensi quando scatti delle foto, e dov'è la tua anima quando le scatti? Allora, la mia anima, come seconda risposta alla seconda domanda, e la trovate nei miei quadri, nelle mie foto, lì è l'anima, perché io tiro fuori tutto quello che ho dentro nelle mie foto. Io ho cercato di interpretare le fotografie, perché queste fotografie qui sono tutte a tema della poesia, per cui ogni foto racconta a modo mio la poesia che è qui è riferita, per cui Lasciami cantare per te è un ritratto di mia moglie, perché io ho dedicato mia moglie a questo ritratto, dove ho medesimato la poesia come era quella del poeta. Altre opere sono tutte parte della mia anima, della mia indole. Io nasco come poeta d'arte, come fotografo d'arte. Poi ovviamente le vicissitudini nella vita mi hanno portato ad essere anche un fotografo freelance per poter vivere. Ma io sono fotografo d'arte, io mi ritengo fotografo d'arte perché riesco a esprimere quello che ho detto con le mie fotografie. Dico che la fotografia è soggettiva, per cui deve piacere, però nella soggettività delle mie immagini manifesto il mio carattere, tutto qua. Bene, dove vi possono trovare? Come allora, volete farvi cercare? Allora, per quanto riguarda me, io ho un blog, un sito, www.robinovello.com è il sito dove collaboro con alcune testate giornalistiche o quant'altro. Invece ho un blog che ho creato apposta per l'arte, che si chiama www.robinovellofotoart.com, dove lì ho tutto quello che riguarda la mia attività di fotografo d'arte, corsi, non corsi e iniziative che poi ci saranno anche in futuro. Bene, noi ringraziamo Roby Novello e Gianni Regalzi, anche perché insomma è un'arte diversa, è un'arte dove c'è ancora l'anima, e oggi trovare un'anima è molto molto difficile. Grazie molto. Grazie a voi.